meglio che la segua. Ecco che ci guadagno ad essere onesta. Sulla mascella. Nandi non è molto lontano. Per fortuna ho gli antidolorifici. Ma ovviamente li ho lasciati nei 4x4. Ora va ora. Rallenta, rallenta! Almeno ho ancora la mia dignità. Messaggio ricevuto, universo. Proviamo di qua. Sì, così. C'è davvero dentro fino al collo. Devo raggiungerla. Non riavrò indietro la tensione. Qualcosa? Non ancora. Teniamo gli occhi aperti. Sono nascoste qui in giro. Non possono essere lontani. Ma che... Ehi, riesci a sentirmi? Il corazzato deve sparire.
Servono esplosivi per distruggere quel corazzato. Forza! Ci siamo! Via libera! Serve una mano? Ecco fatto. Prego, comunque. Mi hai mentito spudoratamente. Non ti ho mentito. Ho solo tralasciato la parte su Sam. Incredibile. Senti, Asava è in vantaggio e noi dobbiamo correre. Noi? Oh, merda. Senti, io... Dimmi tutto! Ok, sarò del tutto sincera. Ho bisogno di te. E pensarci un po' prima? E tu hai bisogno di me per la zanna. Lo so, ho sbagliato, d'accordo? E queste le chiameresti scuse? Se possono servire a trattenerti, sì, certo. Senti, qui abbiamo entrambe qualcosa da perdere, non è così? Perché sia chiaro, la mia priorità è la zanna, non Sam Drake. E di certo non tu. E va bene. Che stai facendo? Che non ci seguono. Wow, cosa sta? Esattamente quello che sembrava. Che diavolo combinano? Prendono una scorciatoia. I re facevano entrare i loro sudditi da queste gallerie. Cosa? Non abbiamo trovato l'ingresso. Abbiamo trovato la porta di servizio. Ok, sembra un pozzo a gradini.
Non ti interessa. Shh. Hai sentito? Sì, ora sì. Guardate a lui. Le esplosioni devono aver causato il crollo. Calma, calma. Va tutto bene. Scusa, cara. Ti tireremo fuori. Piano, con calma. Ok, allora. Ma dove ci porta? Beh, dove vuole. Ehi, vuoi assaggiare? Tieni. Senti, io non sono portata per i rapporti interpersonali. Sei un idiota egoista. Già. È vero. Sono un idiota egoista. No. Almeno lo ammetti. Beh, sentito, papà? In fondo ho preso qualcosa da te. Che è successo con tuo padre? Era il tipo di persona che non si arrende. Il Ministero della Cultura si offrì di finanziare la sua ennesima spedizione. Perché quella volta, diceva lui, aveva trovato qualcosa di grosso. Trovava sempre qualcosa di grosso. Ma i banditi assalirono il suo campo e le autorità locali l'hanno trovato tempo dopo. E questo coso è tutto ciò che mi resta di lui. Mi dispiace. Oh, no. Aveva fatto la sua scelta. Quindi? Senti, Fraser, adesso... Che sta facendo? Caricando, credo! Digli di fermarsi! Perché? Parlo elefantese! Oh.
Ecco perché era così agitata. Riguardo alla storia di Sam... Senti, ti capisco, ok? Anch'io ho le mie rogne da risolvere. Non lasciamoci distrarre dalle idiozie, ok? Ok. Ci sta! Andiamo. Beh, se il resto dovesse andar male, almeno abbiamo riunito una famiglia. Yeah, ma non ti avvicinare. C'è un cucciolo. Giusto. Ecco, la scatto io. Ok, grazie. Spostati un po'. Bene. Ora, allunga il braccio e tieni la mano così. Cosa? Gli elefanti si accarezzano così. Grazie mille. Non vedevo elefanti da un pezzo, ma me li ricordavo più grandi. Probabilmente sei abituata agli elefanti africani. Questi sono indiani. Asav è gentile a lasciare scorte per noi. Prendi quello che ti serve. Bella idea. Lassù. In cima alle scale, c'è una luce nell'acqua.